Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi è una splendida domenica mattina, bella, soleggiata, anche con una buona temperatura, e questa mattina c'è una cosa un po' particolare, che la mia gola innanzitutto non aiuterà moltissimo questo filmato, e voi mi direte: wow, una splendida giornata di sole, un'ottima temperatura e la tua gola non aiuta. Eh no, perché negli ultimi 2-3 giorni c'è stato un freddo cane, ha piovuto moltissimo e non sono il solo che ha la gola a pezzi. Quindi cercherò di essere comprensibile, spero che la voce non mi abbandoni durante la strada, lungo la via. E seconda cosa che noterete, l'avete già notata nello scorso filmato, è questa: mi gratto spesso il naso in questo periodo, e non è una questione di maleducazione, purtroppo è una questione logistica. Io soffro di una terribile allergia primaverile al polline, e grazie alla pioggia di questi giorni ancora questa allergia non mi ha preso in pieno, però è un periodo che comunque ho molto fastidio al naso. Mi capita già stamattina, appena svegliato, ho starnutito la mia bella decina, quindicina di volte, e purtroppo non mi posso vaccinare perché sono allergico al vaccino, quindi l'unica cosa che posso fare è prendere un antistaminico. Seguo una cura antistaminica, è lunga perché la mia allergia va più o meno dalla seconda barra terza settimana di febbraio fino più o meno alla prima seconda settimana di maggio, quindi vi immaginate, è un periodaccio. E comunque, questa mattina vi parlerò, come sempre, anzitutto di un canale YouTube che seguo, e nello specifico questa volta vi parlo di Taras. Taras è un simpaticissimo ragazzo russo trapiantato negli Stati Uniti, e ben noto per il suo canale, probabilmente l'avete anche sentito nominare. Il suo canale si chiama Crazy Russian Hacker, è molto divertente, il suo canale fa degli esperimenti, prende delle cose che trova su internet, informazioni su come fare determinate situazioni, informazioni su come cucinare determinati pasti o piccoli esperimenti. Si dice che facendo questo succeda quello, e lo mette alla prova, dice: ok, proviamoci. È una persona molto solare, mi piace molto una cosa. E Taras, per esempio, ha questa buona abitudine, comincia ogni filmato dando il benvenuto a tutti con un benvenuti nel mio laboratorio, dove la sicurezza è la priorità numero uno. Mette sempre gli occhiali, la protezione della faccia, ci sono delle volte che dice: oggi doppia sicurezza, e mette su un elmetto con una grossa protezione per la faccia, tiene gli estintori a portata di mano, ci tiene a dire: ragazzi, non provateci a casa. E io vi metto il link nella descrizione, vi metto il link al suo canale, e oltre a questo vi metterò il link a uno o due filmati. Uno l'ho già deciso, che è molto simpatico, è come attaccarsi una cravatta in pochissimi istanti, come annodare la cravatta senza perdersi in gira, vai sopra, vai sotto, eccetera, che è una cosa che mi ricorda moltissimo un filmato che ho visto molti anni fa sul sito, sul blog Lifehacks, che seguivo anni fa, che ormai è un bel po' che non guardo perché era rimasto fermo, non so neanche se sta continuando o se ha chiuso. E in questo filmato c'era un modo per piegare una maglietta in pochissimi istanti, in pochi secondi, anzi in uno o due secondi letteralmente. E sapete che vi dico, vi metterò, se lo trovo, metto anche questo filmato nella descrizione. È una cosa divertentissima, anni fa l'ho fatto vedere a qualche amico, e geniale, veramente geniale. Comunque, sempre nella descrizione vi metto il link al canale di Taras, di Crazy Russian Hacker, e vi metto anche, vi segnalo anche due filmati. Uno appunto è questo di come attaccarsi la cravatta, di come annodare la cravatta in pochi istanti, e il secondo filmato invece ve lo segnalo che è un filmato molto simpatico. Avete messo le cose, avete conservato i vestiti nei cassetti nel modo sbagliato per tutta la vostra vita, che è molto divertente, che è sembra una cosa stupida, eppure è una cosa veramente geniale. Quindi vi segnalo anche questa nella descrizione del filmato. E ora vi dico che Taras, a parte queste piccole cose, ha fatto anche molti filmati con degli esperimenti scientifici, con delle situazioni sentite su internet. Ha sperimentato quel tentativo di scaldarsi la stanza con la guandiera, il vaso e le candele da tè, ha fatto esperimenti con prodotti chimici. Guardate il suo canale perché è veramente molto simpatico, guardate i suoi filmati, sono molto interessanti.
E prima di passare alla seconda parte del filmato, questa volta faccio un bel taglionetto perché sono arrivato dalla mia destinazione, quindi continuo dopo. Per me fra un'oretta, per voi ci sarà adesso un taglio e poi continua il filmato. Arrivo subito. Ok, bentornati a bordo. Una brevissima pausa di qualche secondo, durante la quale ho parlato con un amico, ho preso un caffè, ho preso un ottimo cornetto e ho fatto un po' di strada perché voglio portarvi in un punto particolare per cominciare il secondo argomento del blog. Ora, quella che sto percorrendo è una strada di Siracusa che si chiama Via Politilaunia e ha a che fare con un fatto di cronaca proprio di pochissimi giorni fa e una cosa che adesso vi vado a sottolineare. Alla mia sinistra, credo sul video sia la vostra destra, sto per superare, la vedrete dal mio finestrino, il Grand Hotel Villa Politilaudien, mentre adesso alla vostra destra, alla vostra sinistra, non mi ricordo che lato è, di là insomma, c'è la scuola, l'istituto comprensivo Raiti. Ora, come avrete sicuramente sentito, in questi giorni c'è stato, qualche giorno fa, è venuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi qui a Siracusa. È stato ospitato nell'albergo Villa Politi, albergo che ha ospitato in passato grandi personaggi della storia, della politica e via discorrendo. È stato tra l'altro ben noto perché ha ospitato in un passato un po' remoto, non eccessivamente remoto, persino Winston Churchill. E la scuola Raiti, che è quella che invece ha ospitato, per così dire, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ora, si è alzata un po' la temperatura, ho alzato le maniche, ho tolto la giacca, ho aperto un po' il finestrino, quindi adesso molti automobilisti mi guardano, mi vedono parlare e naturalmente penseranno «sì, vabbè, sta parlando col via voce Bluetooth». No, no, niente Bluetooth, sto parlando con la telecamera, faccio un video YouTube. Dicevo, è venuto il Presidente del Consiglio. È una cosa un po' particolare. Siracusa non ha ospitato molti Presidenti del Consiglio. L'ultimo Presidente del Consiglio che è venuto a Siracusa, che io mi ricordi perché ero un bambino, ma c'ero, è stato Bettino Craxi, negli anni Ottanta, proprio i primissimi anni Ottanta. Grazie. Nei primissimi anni Ottanta è venuto Bettino Craxi e adesso, dopo 30 anni quasi, più o meno, è venuto l'82-83, adesso non ricordo di preciso, adesso è venuto Matteo Renzi. E quando ne ho parlato, quando ho detto a qualcuno «ricordate che l'ultimo Presidente del Consiglio che c'è stato a Siracusa è stato Craxi?», qualcuno mi ha detto «ma no, ti sbagli, è venuto Ciampi!». Sì, ma Ciampi era Presidente della Repubblica. E poi è che io guardo un po' qual è stato il percorso culturale, il percorso politico, il percorso storico di Bettino Craxi, mi auguro, non lo so se augurarmi che Matteo Renzi faccia lo stesso percorso, mi auguro che Matteo Renzi non vada esule ad Hammamet, come dicevano i familiari di Craxi, o latitante ad Hammamet, come diceva il buon Antonio Di Pietro. Soprattutto mi auguro che Renzi ci faccia un attimo sentire orgogliosi di essere italiani, cosa che storicamente c'è riuscita solo Craxi con la crisi di Sigonella, e ci auguro che ci faccia sentire di essere italiani, non magari con un'altra crisi di Sigonella, se possibile. C'è una crisi in Crimea, vediamo se riusciamo a dimostrare un po' di pugno di ferro, e c'è da riconoscere che la Russia tiene un po' tutta l'Europa, diciamo, scusate il francesismo, per le palle, perché è facile per l'America dire «ah, se tu ti permetti di fare così e cos'ha, noi attacchiamo alla Russia». L'Europa mica tanto può farlo, perché insomma i russi possono dire «ah sì, aspetta che chiudo il rubinetto del gas e poi ne parliamo». Ora, il problema che voglio andare ad affrontare non è tanto la visita di Matteo Renzi a Siracusa. Per carità, mi può fare solo piacere che sia venuto un Presidente del Consiglio dei Ministri qui a Siracusa, ma prendere l'argomento come un po' più ampio e parlare di politica, perché io faccio una considerazione. Io, per esempio, nel mio piccolo, come sapete tutti, sono un volontario di protezione civile, sono una persona che crede al volontariato, che crede al soccorso, alla protezione civile. E per questo motivo, un camion dei pompieri, per questo motivo io
mi sono messo in gioco non solo come volontario, ma per esempio io sono anche stato negli ultimi anni, e dovrei continuare questo percorso, sono stato nel consiglio direttivo dell'associazione di volontariato di cui faccio parte, e far parte del consiglio direttivo di un'associazione è un po' un gioco politico, vediamola sotto questa luce, perché comunque ha delle grandi responsabilità. Il punto è che far parte del consiglio direttivo di un'associazione di volontariato ti dà delle responsabilità, degli oneri, non c'è qualche onore, non pigli denaro per quello, sei un volontario, quindi lo fai comunque gratis. Mentre entrare nella politica diciamo ad alto livello, entrare nel Parlamento italiano, non voglio arrivare a dire essere Presidente del Consiglio, ma già essere un parlamentare o un senatore, sulla carta ti dovrebbe portare grandi poteri e grandi responsabilità, ma non solo perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità, in generale perché io nel mio piccolo, come consigliere di un'associazione, io non mi vedo come una persona al di sopra degli altri, io non mi vedo come una persona davanti agli altri, bensì io mi vedo come l'associazione, io sono io e tutti gli associati al mio fianco, uno accanto all'altro, non sono più avanti, non sono più in alto, siamo tutti assieme, sono io il portavoce di tutta l'associazione. E sulla carta, sull'idea di quello che dovrebbe essere il parlamentare, quello che dovrebbe essere il senatore, il politico in generale dovrebbe essere il rappresentante di noi italiani, dovrebbe avere al suo fianco tutti gli italiani, che lui parla a nome degli italiani, per conto e per il benessere degli italiani, sulla carta. Perché vedete, io vedo la politica, quella soprattutto degli ultimi anni, un po' per tutti, anche per i politici, come un'immagine che mi dà, che è l'immagine del gatto con gli stivali della serie di cartoni animati di Shrek e della serie poi del gatto con gli stivali che è venuta fuori, quel simpatico micetto che agli occhioni dolci sembra voler attirare le coccole, vuole attirare le persone a sé, poi c'ha le unghie, c'ha la spada, mena tendenti e fa un mare di danni, e soprattutto ha una voce suadente, ti attira, con la voce di Antonio Banderas, no? E il problema è questo, cioè la politica che dovrebbe attirare le persone, dovrebbe in qualche modo fare diventare un senatore, un parlamentare, un deputato, che dovrebbe andare per prendere degli oneri, per prendere dei carichi, per farsi carico di guardare i problemi degli italiani, invece piglia gli onori, piglia solamente mi metto al di sopra degli italiani, mi piglio una paga che va al di sopra di quella di un operaio medio italiano, e come risultato immediato si ha che poi, quando è il momento di fare qualcosa, si tira fuori la spada e giù tagli, non solo tagli alle cose classiche, come sempre quando ci sono problemi in Italia, taglia la sanità, taglia la scuola, taglia i fondi alla ricerca, taglia il welfare, abbassa le pensioni, sì, perché abbassiamo le pensioni, aumenta il carburante, come sempre, cioè corsi e ricorsi storici da anni e anni e anni. Il problema è, sì, sono d'accordo, ci sono dei gravi danni, bisogna cercare di risolvere i gravi danni, dobbiamo abbassare le tasse, per abbassare le tasse bisogna vedere dove vengono sprecati, cioè, tutti questi soldi delle tasse, dove vengono sprecati. La situazione è talmente marcia in Italia, mi dispiace dirlo, ma la situazione è talmente malata, davanti agli occhi di tutti che è talmente malata, che è difficile fare dei tagli che non siano violenti e indiscriminati, alla fine si sono critiche comunque da tutte le parti. Faccio un esempio, velocemente, perché ormai sono quasi arrivato a casa e ho fatto il giro un po' più largo proprio per passare davanti a Villa Politi. Faccio un esempio veloce, che è questo. La Sicilia ha un sacco, ma proprio un sacco, ma una quantità abnorme di lavoratori forestali. Per carità, servono i lavoratori forestali. Ma ce ne abbiamo, fate conto, non so, uno ad albero quasi. Potremmo mettere ogni forestale ad abbracciarsi un albero. E i forestali costano. Allora, è facile dire, bisogna tagliare i forestali, ok, licenziamo 15.000 forestali, perché come fai a tagliarli? Così dici, c'ho 20.000 forestali, me ne bastano 5.000, 15.000 li licenzio. E come fai? Butti sul lastrico 15.000 famiglie?
soprattutto 15.000 famiglie di forestali con accette e seghe elettriche, con famiglie, con cognati, con cugini. Poi ti trovi in piazza 50, 60, 80.000 persone inferocite. Il problema c'è. Il problema non se ne va via dicendo, ok, facciamo questo taglio. Però neanche puoi dire, ah va bene, me li tengo tutti quanti, non c'è nessuna soluzione, va, tagliamo l'ospedale, chiudiamo quell'altro ospedale, chiudiamo quella scuola, facciamo cascare la scuola in testa agli studenti. Per concludere, si parla tanto di problemi della scuola, no? Di problemi proprio degli edifici scolastici, dell'edilizia scolastica. Anni fa, un bel giorno di lezione a Rivoli, in provincia di Torino, è crollato un controsoffitto di mattoni su una classe, in una classe, proprio sugli studenti, e un ragazzino di 17 anni è morto. E una cosa, ho scritto un articolo, vi metto sulla descrizione del video anche il link al mio articolo sul blog, una cosa che mi ha lasciato veramente senza parole è stata sentire la gente, dopo che viene intervistata, sì, però i ragazzi l'avevano detto. Cioè, ma che vuol dire, ragazzi? Allora, i ragazzi hanno fatto una manifestazione, oh, sta scuola ci casca a pezzi sulla testa, sì, vabbè, perché c'è una bella giornata, hanno voluto fare sciopero. Ma che vuol dire, ragazzi, l'avevano detto? Ora che dite? Ah, silenzio, c'è un morto, rispetto, ma che rispetto? Adesso vi accorgete che l'edilizia scolastica è in condizioni pietose, e adesso tagliate. Voi che ne pensate? Fatemi sapere, io ormai sono arrivato, adesso scarico la spesa che ho fatto nel frattempo, sempre in quella microscopica pausa di pochi secondi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivete, pubblicate un commento, scrivetemi su Google+, scrivetemi un'email, e soprattutto se vi è piaciuto questo video fate pollice in alto, thumbs up, lo dice Crazy Russian Hacker alla fine di ogni filmato, e soprattutto se questo filmato vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, diffondetelo, scrivetemi, mandatemi un commento, fatemi sapere che vi è piaciuto. Per oggi ho finito, grazie a tutti, ciao e alla prossima settimana!